Nei settori giovanili purtroppo c'è bisogno un po' di dare una regolata, diciamo, e grazie, diciamo, un po' a Lucio Rullo, e dietro c'è anche Luigi Salvatorelli, cui sono anche molto legato come con Lucio, di creare un qualcosa di più, diciamo, divertente, perché il calcio deve essere divertimento, deve essere gioia, e io mi ripropongo, mi rimetto in gioco sempre ogni anno, per me non è un problema. Sto qua tranquillo e cerco un po' di vedere com'è la situazione e curare tutti gli aspetti tecnici, tattici e organizzativi della società, che è molto duro, di questi tempi è molto duro, le posso garantire. Qual è l'aspetto più complicato da gestire nei settori giovanili? Tutto, guarda, basta che ti giri in giro, ti giri un attimo e ti accorgi che c'è da lavorare tanto sul modo comportamentale, che è quello che ho sempre fatto nella mia vita. Non dico carriera perché lasciamo perdere, carriera non esiste, esiste dare impegno, impegnarsi per i ragazzi cercando di farli crescere, perché il calcio purtroppo finisce per tutto, come è finito per me, rimane l'uomo che è il fattore principale per un ragazzo, per la crescita. Tu ti avvicini anche ai ragazzi dandogli consigli. Sono nato e lavoro per questo. Anche quando finiscono i tecnici mi trattengo anche con i ragazzi in spogliatoi, gli do dei consigli anche dopo l'allenamento, se come sei andato, se sei convinto, insomma, di farsi un preesame negli spogliatoi di quello che ha dato durante l'allenamento o la gara. Per ora non ancora a fondo perché sono ragazzi giovani, vi faccio capire che è un lavoro di responsabilità e di avere una maglia addosso che va rispettata e va, diciamo, difesa. L'epoca di oggi rispetto a quella dei tempi, quanto è cambiato? Ma sull'aspetto umano è cambiato tanto. Noi ci volevamo bene, andavamo in mezzo al campo come penso di dare scuola a questi ragazzi che si allenano e giocano per divertirsi e far divertire. È una preghiera, solo una preghiera vorrei fare confronto ai miei tempi, che i genitori devono stare più vicino ai propri figli, parlare molto anche la sera, chiedergli come è andata, come è andato, ecco, curare anche loro, c'è cioè, educazione calcistica e anche educazione familiare, che è importantissimo, devono andare, diciamo, di pari passo, e anche a scuola. A scuola, non voglio, oddio, aprire una parentesi, anche a scuola i professori, secondo me, dovrebbero stare un po' vicini ai ragazzi e consigliarli, più come un discorso paterno, a parte, diciamo, didattico.